Giornalismo eroico, ecco qua, non c'è solo la viticoltura eroica, ma c'è anche il giornalismo, l'arrampicarsi in un posto che tra l'altro è tutto un programma altissimo. Esatto, lo dice il nome. Ecco, quindi qui poi tra l'altro siamo altissimo sopra. Sopra, cioè, qualche punto più alto. Qualche 500 metri sopra. Ad altissimo, sì. 500 metri? Sì, perché sono siamo 1000 a 700 e noi siamo a 800, sì, più di 500 metri. Bene, sì. bene, siamo con lo chef patron, Antonio che è scritto qua. Ecco, dal lago Antonio, insomma, Casin del Gamba è il nome del ristorante, questa è la sua pasticcera, e la grande cucina, l'alta cucina viaggia appunto di pari passo, dove c'è un grande chef, c'è una grande pasticcera, magari anche un sommelier, d'accordo, ma comunque è il nostro figlio. Ecco, quindi ecco, è la continuità. Ecco, quindi adesso non so se ci sta anche lui, però lo sentite in sottofondo, questa musica, questi suoni, sono quelli del ristorante. La domenica, andando non alla messa ma a pranzo, magari alla messa e poi appunto a pranzo, perché penso che insomma la domenica a pranzo qui al Casin del Gamba sia un rito, soprattutto in una bella giornata oggi. Sì. Ecco, bene. Allora, il nostro chef, allora, detentore della stella Michelin. Michelin dal 92, perciò sono 26 anni consecutivi, è un po' la più vecchia in provincia, sì, perché ce n'erano prima, poi sono andate, comunque... Provincia, qui siamo in provincia di Vicenza. Vicenza. Abbiamo anche due stelle, abbiamo altri personaggi molto più forti, ma comunque in provincia di Vicenza. Comunque noi sono appunto 42 anni che siamo qua dentro, e da 92 questa stella, io sono in cucina, porto avanti la cucina con due collaboratori molto validi, giovani, perciò idee anche nuove, idee fresche. E poi ho il figlio in sala che è sommelier, certo. Ormai è diventato abbastanza forte, diciamo, è un po' sta diventando la colonna del ristorante, si può dire. La Daria, che è sempre stata lei prima, il motore del ristorante, la moglie. La Daria, la signorina, lei come si chiamava? O si chiama ancora, non so. Daria no, di cognome. Cerato. Ecco, quindi... Sembro collaboratrice dell'ENI, da come mi descrive mio marito. Ecco. Bene, che poi è quella che va anche al Vinitari, insomma, lei... Beh no, adesso momento abbiamo passato proprio quel settore lì a nostro figlio. Ah, è lui che fa le uscite? Sì, perché qua le cose si sono abbastanza complicate, perché abbiamo perfezionato il nostro lavoro e abbiamo passato tutto il settore cucina e sommelier in sala a nostro figlio. Lui gestisce tutto e quindi le ultime apparizioni al Vinitaly sono sue. Ecco, sì, sono sue. No, io sono rimasto ancora, insomma, quella volta che lei ha cucinato. E bene. Quindi, Casin del Gamba. Ecco, Due cappelli. Non solo la stella Michelin. L'espresso 85 del Gambero Rosso. Cosa c'è ancora? Sì, bene. Quindi abbiamo più Turing, due forchette abbondanti. Ecco, perciò sì, un buon punteggio direi. Certo. Abbiamo lottato tutti questi tempi, nonostante che siamo fuori mano, non è facile arrivare. Siamo qui in questo Casin del Gamba, è un ex roccolo, Casin di Caccia, perciò da lì viene il nome e anche di un gestore di vecchia data. Ancora datato delle fine 800. Ah, ecco, quindi ristorante... La parte del roccolo di caccia, diciamo, ecco. Il Casin di Caccia. Sì, perché una volta era proprio Casin del Gamba in tutti i sensi. Si prendevano uccelli a sacchi. Non approfondiamo più di tanto, parliamo della cucina, chiaramente in un posto del genere immerso nella natura. La cucina cosa... Allora, si segue tutte le stagioni con le cose fresche che arrivano, man mano che arrivano si aggiorna il menù, man mano che arrivano questi prodotti. Adesso ci sono le erbette di primavera, ci sono le spugnole, ci saranno i prugnoli che dovrebbero arrivare da un momento all'altro, e poi si va avanti con tutti i funghi, le varietà di ortaggi,
abbiamo dei coltivatori qui della zona che ci danno dei prodotti anche biologici, si sono molto evoluti e abbiamo delle cose molto, molto valide e sane, perciò seguiamo tutto quello che è, verso l'inverno andiamo sulla cacciagione, andiamo su, sempre partendo da materia prima fresca e possibilmente della zona. Ecco, quindi vegetale, cucina di terra, quindi la carne, e poi Carne. riuscite anche dal ristorante gastronomico anche a fare qualche proposta, diciamo, ittica, lacustre o di mare, insomma. No, solamente acqua dolce, trote, salmerini, storione, cose sempre di acqua dolce. Non Giustamente. ci spingiamo verso il mare. Abbiamo degli allevamenti proprio dove arriva un fiumetto che scende dalle montagne nostre, il Righello. Sono gli allevamenti di trote, ci danno dei prodotti buonissimi. Ah, ecco, perfetto, perfetto. Quindi come inizia la sua carriera, la vostra carriera La praticamente mia culinaria? inizia ancora un po' lontano, nel 63. Ho iniziato a fare il cuoco perché a casa, la mia famiglia aveva preso in gestione un ambiente poco lontano da qua. Poi ho Che lei è continuato di altissimo. di Castelvecchio, che è qui a 1,5 km. Sì. E poi mi sono trasferito ad Altissimo quando nel 76 abbiamo preso questo ristorante, l'abbiamo rilevato ecco, e da lì è partita tutta questa ricerca che prima io venivo da ristorazione classica della zona Locale, locale, regionale. sì, Ecco, sì. qui non è stato in Francia, non è No, stato no, 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 no. ristoranti. Abbiamo solamente Abbiamo speso, mangiato noi in giro. abbiamo Quindi speso i nostri soldi ad siete, andare a vedere ecco, da come si ristoratori. evolve e lì Tipo, abbiamo cos'è che l'ha investito. colpita? Stiamo parlando di parecchio tempo fa, chiaramente. Cos'è che la colpì da giovane? Beh, tutti i più grandi che abbiamo fatto da Igles Corelli ai tempi del Trigabolo, Nadia Beh, Santini. Igles Corelli è più giovane di lei. No, È non grande è più prima di me. giovane, è più giovane, è più giovane, ma appunto Quindi, c'è i Santini di Canneto, che sono sempre stati, abbiamo un Certo. certo legame anche Vabbè, lì ci sono più generazioni, affettivo. quindi. E poi il Dolada, tanti, tanti ristoranti noti. Certo. Abbiamo fatto qualche giretto in Francia, ma Ecco, in Francia, ad non esempio, più di tanto, insomma. Francia, Parigi, Costa Azzurra, Beh, Savoia. Parigi ci sono stato io purtroppo senza di lei. Beh, va bene, Le sarebbe dai. piaciuto condividere, Sì, chiaramente. assolutamente, assolutamente. Qualcuno deve tenere aperta la bottega. Appunto, c'era questa occasione e abbiamo fatto un po' di ristoranti. Paesi Baschi ci sono piaciuti tanto, dei Ah, ristoranti ai Paesi Baschi, sì. l'Achelare, abbiamo girato 2 o 3 volte. E lì noi non seguiamo le loro orme, ma insomma sono tutti input che servono molto. Trovi da pensare, da portare a casa qualcosa, porti a casa, impari sempre da tutti, Dopo si chiaramente il può. Massimo Bottura, Ilia Laimo, insomma, Insomma, vi tenete la informati, ecco. Pecca, Sì, siamo amicissimi assolutamente. e Ecco, che loro l'altro che dicevamo vanno prima, avanti. provincia di Vicenza. Il 2 Stelle, sì. Esatto, E quindi. lì siamo in contatto. Ecco qua, tutto qua, insomma, il vostro Sempre girato background. da clienti, così sappiamo cosa pensano i clienti a tavola. Ecco, anche perché poi i clienti chiaramente poi girano, ecco, quindi poi vi portano appunto Assolutamente, informazioni. Questo comunque è assolutamente. sempre un sistema buono comunque per gestire appunto i ristoranti. Quindi allora dicevamo cucina, anche tartufo, visto Sì, che lei parlava di assolutamente. spugnole, quindi. Allora, il tartufo inizia fra poco qua, lo scorzone, il tartufo nero delle nostre zone è molto buono. E poi quando si va al bianco, allora verso ottobre, novembre, si fa una buona stagione di bianco. Perciò si dopa Acqualagna, tutte le zone nostre italiane, anche Istria adopriamo, che non è secondo ad altri, insomma, Esatto, ecco. esatto, esatto, esatto. Quindi sì, invece lei con la pasticceria. Io con la pasticceria sono un po' fuori dalle righe perché adesso i miei colleghi vanno a mousse, un sacco di latticini, un sacco di Lei fa addensanti. ancora il soufflé? No, a me piacciono le torte.
Le torte, ah ecco, sì, la grandeur dei dessert parigini. Nel nostro menù abbiamo delle torte con ricette antiche, che sembrano aggiornatissime perché sono con gli ingredienti, mancano degli ingredienti, per esempio la nostra torta di nocciole al rosolio non ha né tuorlo né farina né burro ed è leggerissima ed è una ricetta antichissima. Il nostro dessert di ricotta è fatto da 3 sapori dolci sempre presi da ricettari antichi veneti, fatti con la ricotta di Altissimo, e se uno spulcia fra la ricetta trova che mancano un sacco di ingredienti che sono quelli che ci caricano l'organismo eccetera, la ricotta c'è, però è leggerissimo. E ecco, a me piace proporre le torte invece di tutte le mousse che fanno eccetera, adesso i miei colleghi che amano fare quei dessert molli, in realtà, quei cramboli gelatini. In realtà comunque la tradizione del dessert è il carrello con le torte, no? Che ancora qualcuno fa, non so voi se lo usano. Il carrello no, perché no. Sono cose arrivano, che manca un po'. Arrivano comunque tagliate a spicchi, no? Le torte, sì, no? Come la pizza, no? Si ecco, confeziona in cucina, sì. Vengono fuori già confezionati. Insomma. Dopo andiamo a usare, per esempio, adesso abbiamo il sorbetto di violette, perché approfittiamo dei prodotti nostri, certo. Insomma. Raccolte personalmente. Dessert poi sono anche i formaggi, chiaramente. Poi i formaggi, abbiamo il caseificio di Altissimo che ci dà dei prodotti molto buoni, qua in collina abbiamo dei caseifici veramente ottimi, Nogarole, Altissimo, fanno i pressati, ci danno sta ricotta splendida, la fioretta che è la prima ricotta che esce, con la quale facciamo anche un primo dei gnocchi. Che proponiamo anche oggi, se vuoi assaggiarli, con le spugnole. Con le spugnole. Beh, spugnole, che poi qualcuno mi faceva notare, che è il primo fungo. Anche se in Italia, se non si ha una buona cultura francese, come dire, la spugnola quasi non esiste. Ma scherza, poi i nostri raccoglitori sono accanitissimi. Non te ne vendono una perché ogni famiglia vuole avere la spugnola. Ah, qui è proprio le Morille. Ci sono le buonissime, qua le rotunda, quelle gialle buonissime. Ah, qui è l'epicentro quindi della spugnola. Ma sì, c'è una buona raccolta dalle nostre parti. Pertanto veramente. O te le raccogli o non riesci a comprarle. Anche perché il prugnolo, dico bene, il primo fungo, in realtà insomma è un fungo ancora non importante. Sì, si trova anche un po' di marzuolo. Ma un po' raramente. Dice come tartufo, come ho sentito, come fungo. Come fungo, sì. Il marzuolo che è quello di marzo, che forse è stato posticipato quest'anno, perché poi Base... 15 giorni fa qua c'era quasi ancora la neve, non tanto lontano, 15-20 giorni fa c'era la neve, perché ha nevicato verso fine febbraio, e tutto il freddo l'ha fatto lì. E voi cucinate anche in pieno inverno? Sì, sempre. Qual è allora, il periodo? Qual è? Di apertura allora noi chiudiamo i 15 giorni in gennaio e 15 quindi giorni dopo l'epifania dopo l'epifania e 15 giorni dopo il 15 di agosto. Quest'anno abbiamo fatto una settimana, la settimana scorsa c'era un momento che avevamo delle ferie da adoperare anche per i ragazzi che lavorano, perciò devi dare un po' di spazio anche a loro. No, abbiamo approfittato che passava un rally importante, ci chiudevano le strade tutto il fine settimana. Ah, ecco. Sì, non è una cosa anomale, insomma, facciamo sempre sabato e domenica, purtroppo ci creavano dei bei problemi, perché sono due strade che arrivano qua, erano tutte e due, prima una dopo l'altra venivano chiuse. Bene, bene. Questo è il casino del Gamba, quindi Altissimo, quindi si arriva dall'uscita autostradale. Allora, venendo da Milano, diciamo, si esce a Montebello e si segue a Zignano Chiampo e si arriva su. E venendo da Venezia, si esce a Dalte Montecchio e si viene su per Valdagno o anche per Zignano. Sempre quella, abbiamo quelle più comode, insomma. E siamo serviti bene della strada, però ci sono i satellitari che mandano certe stradine che sarebbe meglio di no, ma abbiamo una buona strada provinciale, che d'inverno è tenuta molto molto bene, a differenza di giù che magari hanno troppo traffico, non riescono a gestire qua anche se nevica.
Quindi è facile arrivare, tra l'altro sì, è un po' un peccato arrivare ad altissimo e tornare indietro quando poi qui come dire, c'è tutta questa, no, immersione nella natura, questa bellezza della natura Ecco. che volendo comunque una bella giornata si può anche proseguire una volta Sì, arrivati qui, quindi si può andare sotto verso il Monte di Marana, si va al paese di Marana, si scende giù verso il fondovalle, verso Chiampo, poi si sale, forse l'ha conosciuta anche lei, adesso non mi ricordo, Sì, si ritorna sempre in dove Veneto comunque, sì, sempre in Veneto, quindi non è che si va a c'è un finire in circuito, Trentino piuttosto in che... mezz'ora Trentino siamo nelle piccole Dolomiti, no. ci Ah, sono ecco, delle ah, quindi c'è. Ecco, camminate da fare splendide, in mezz'ora di strada da qua, quindi passando da Requaro. a piedi. Requaro si va Si su arriva a a Campo Campogrosso da Requaro e da lì ci sono delle scalate, passeggiate meravigliose. Bene, il Casin del Gamba. Bene, Grazie. grazie.